Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Benvenuti nel mercato che farei del Torino, ragazzi. Il mercato che farei del Torino. Come sempre andiamo avanti con i vari mercati che farei, ma per me è molto importante dirvi di lasciare tantissimi mi piace qui sotto, perché se lasciate una barca di mi piace qui sotto, ma proprio tantissimi, potrei portarvi un altro video del mercato che farei, altrimenti ovviamente no. Detto questo, vi ricordo di iscrivervi al canale, perché chi non si iscrive al canale non arriva a Natale, e visto che è importante arrivare alle festività natalizie, vi consiglio di iscrivervi al canale e soprattutto fatemi sapere che cosa fareste voi e cosa non fareste e perché fareste questo. Detto questo, raga, vi ricordo che il mercato che farei è una serie totalmente fantasiosa, quindi me la invento io. Se il Torino prende un giocatore io non voglio prenderlo, non lo prendo. Se il Torino vende un giocatore io non voglio venderlo, non lo vendo. E soprattutto i prezzi vengono presi in blocco da Transfermarkt, sia per gli acquisti che per le cessioni. Quindi è inutile che mi dite, ma secondo me così vale troppo o vale troppo poco. Sti cavoli, per fare una cosa omogenea prendo i prezzi da Transfermarkt, punto e basta. Detto questo, partiamo subito e partiamo dai portieri. Per quanto riguarda il Torino, come potrete vedere dalla grafica in sovraimpressione, ho scelto di dargli un voto, sì, un voto, ho scelto di dargli un budget di 15 milioni di euro. 15 milioni di euro che secondo me Cairo potrebbe mettere a disposizione per rendere la squadra granata una delle più forti nel campionato italiano, per arrivare in Europa. Non sono tanti 15 milioni, ma tra acquisti e eccezioni secondo me riusciremo a fare una squadretta niente male. Detto questo, quindi dai portieri in porta abbiamo Sirigu, abbiamo Uicani, abbiamo Rosati. Tornerà Milinkovic Savic, il fratello di quello bravo, anche Milinkovic Savic malissimo non era, però sinceramente io lo ripresto e credo che qui non serva nulla, nel senso, Sirigu ragazzi è un signor portiere, uno dei migliori del nostro campionato. Venderlo mi sembrerebbe una gran bella cazzata, così come prendere un altro giocatore, perché farebbe panchina dietro ad un mostro sacro quale Salvatore Sirigu. Proprio per questo in porta mi tengo Sirigu, Uicani, Rosati e il mio bilancio inattivo di 15 milioni di euro. Passiamo adesso ai difensori centrali. Ricordiamo che il Torino gioca a 3, proprio per questo non so l'anno prossimo che fine farà, non so chi l'allenerà il Torino, se l'allenerà un ritorno di Mazzarri o Longo, se l'allenerà qualunque tipo di allenatore del mondo, sinceramente non lo so, però vi continuo a dire che secondo me giocherà a 3 dietro, o comunque faccio la formazione a 3, perché il Torino è stato costruito come squadra a 3 dietro, e quindi a 3 rimango. Abbiamo Izzo, abbiamo Nkoulou, abbiamo Lianco, abbiamo Bremer, guardate che italiano corretto, abbiamo Gigi e abbiamo Singo. Allora, c'è un discorso ampio da fare. Con la sofferenza in corpo mi tocca vendere Izzo, e adesso che sto registrando questo video Izzo me lo valutano 16 milioni di euro. Niente male, se pensiamo appunto che è un giocatore che a Torino, parole di tifosi del Torino, sta giocando in modo svogliato. Stavano giocando in modo svogliato sia Izzo che Nkoulou. Nel finale di stagione pare che Nkoulou si sia un pochino ripreso. Izzo potrebbe andare via, potrebbe lasciare per andare a giocare in una squadra forse più forte, forse che ha ambizioni migliori, e sicuramente che darebbe ad Izzo maggiore voglia di giocare. Noi comunque monetizzeremmo, perché sinceramente Izzo è un gran bel giocatore, ma avere Izzo in squadra e poi insomma non averlo a pieno perché lui non c'ha voglia, sinceramente mi sembra una cosa da evitare. Lianco per me è un ottimo vice, assolutamente lo penso. Bremer è un ottimo vice, assolutamente lo penso. Per quanto riguarda Nkoulou, io me lo tengo come super titolare, sarà il mio titolare della difesa 3. Gigi lo vado a vendere a 3 milioni e mezzo di euro, questo è il prezzo che mi dà Transfermarkt. Non è una pippa, perché Gigi non è una pippa, però credo che il Torino possa ambire a qualcosa di migliore, visto che Gigi può fare solamente il vice in questa squadra. I miei vice sono Lianco e Bremer, che mi piacciono entrambi di più rispetto a Gigi. Io Gigi lo vado a vendere. Per quanto riguarda Singo, per il futuro secondo me potrebbe far bene, però per il momento lo presto, così come vado a prestare Bonifazi, che dovrebbe tornare, visto che la SPAL non lo riscatterà tornando in Serie B. Lo ripresto e secondo me l'anno prossimo potrebbe essere pronto. Detto questo, mi servono due titolari, uno giovane, uno pronto e uno forte ma con l'età. Ok, per quello e là con l'età io vado a prendere Kamil Glik. Ragazzi, si è parlato molto spesso e molto di Kamil Glik in questo periodo, che potrebbe tornare al Torino. Glik è un signor giocatore, in questo momento Transfermarkt me lo sta valutando 4 milioni e 8, quindi quasi 5 milioni di euro. Capisco la scelta di Transfermarkt, essendo un gran bel giocatore, capisco anche che il prezzo sia calato vista l'età. Lui potrebbe tornare, visto che ama Torino, visto che ama il Torino, e visto che in Francia non è che si sta trovando poi così
così tanto bene. Sì, insomma, ha fatto bene, ma insomma il livello più o meno è quello. Credo che Glick potrebbe diventare il nostro faro della difesa, potrebbe tornare in realtà ad essere il nostro faro della difesa con 4,8 milioni. L'altro giocatore che vorrei prendere è Rugani, pagandolo 12 milioni di euro. Ora, so che negli ultimi anni Rugani ha fatto tanta fatica alla Juventus, però va detto che ad Empoli ha sempre fatto molto bene. Nel primo anno alla Juventus ha sempre fatto bene, tant'è che io vi dirò la verità, vedevo Romagnoli inferiore a Rugani all'inizio, ma credo come un po' tutti. Poi Rugani si è perso e quindi abbiamo perso la concezione di Rugani come futuro talento del nostro calcio. Ecco, io credo molto in lui, e se Rugani dovesse lasciare la Juventus messo alla porta, secondo me la possibilità di diventare titolarissimo del Torino, magari con un futuro anche abbastanza roseo, perché la squadra, come potete vedere, che stiamo costruendo è molto più che interessante, potrebbe essere una cosa intrigante per Rugani, che non cambierebbe nemmeno città, rimarrebbe a Torino, indosserebbe i colori granata, ma rimarrebbe nella sua città. Proprio per questo io vado a spendere 12 milioni per Rugani. Detto questo, in difesa avremo quindi in Culù, Rugani, Glick, Bremer, Lianco e il bilancio inattivo di 17 milioni e 7 di euro. E sinceramente io credo che ci siamo rinforzati. Passiamo adesso ai centrocampisti. Per quanto riguarda i centrocampisti, il Torino in mezzo al campo ha Baselli, ha Meite, ha Rincon e ha Lukic. Allora, partiamo da un presupposto importante: Baselli è svogliato un po' come Izzo, non sta girando per niente al Torino, non sta facendo bene, fa fatica, soffre, vale 7 milioni e mezzo di euro e lo vado a vendere. Quando ho parlato con alcuni tifosi del Torino, che tra l'altro vado a ringraziare probabilmente a fine video, rimanete per vedere i saluti, i crediti, devo dire che loro mi hanno parlato molto male anche di Meite e alla fine mi hanno convinto a cederlo per 7 milioni. Io credo che Meite possa essere un crack del calcio, l'ho visto molto spesso e molto bene ed è forte, però va detto anche che quest'anno ha fatto pena, quindi il Torino potrebbe monetizzare con la sua cessione e riuscire quindi a puntellare la squadra. Per questo vado a vendere anche i media a 7 milioni di euro. Detto questo, sostanzialmente ci servono due giocatori, perché Rincon e Lukic restano. Lukic è un buon giocatore, molto duttile. Ci servono due giocatori. Il primo, spero che quando uscirà questo video non avrà ancora rinnovato o non si sarà ancora accasato da nessuna parte, però potrebbe tranquillamente accasarsi visto che è in scadenza. Buonaventura a parametro zero. Credo che lui possa diventare il titolarissimo di questo Torino e il volto. Ha sofferto molto gli infortuni, ma è un giocatore straordinario. Stiamo guardando in questo momento con il Milan come sia riuscito a prendere piede nel mondo Milan, e quindi io spero per questo mercato che farei che sia ancora disponibile, però sinceramente ho dei dubbi. L'altro è Locatelli vale 15 milioni e mezzo di euro per Transfermarkt, dopo la parentesi tra l'altro anche lui al Milan, che sembrava insomma averlo distrutto, si è ripreso alla grandissima, proprio in modo gigantesco. Penso che Locatelli possa essere un leader del nostro centrocampo per il futuro. Investo questi soldi, quindi a centrocampo avremo Buonaventura, Locatelli, Rincon, Lukic e il bilancio inattivo di 16 milioni e 7 di euro. Detto questo, metto tutti gli esterni insieme perché sono molto molto utili. Abbiamo Laina e Ansaldi, sostanzialmente Laina a destra, De Silvestri a destra, Ansaldi a sinistra, Berenguer ve lo metto più avanti. Questi sono i nostri esterni. E sinceramente credo che De Silvestri andrà via, vuole andare via, il Torino non farà tantissimo per tenerlo, 2 milioni e 8 li vale, 2 milioni e 8 ci serviranno per monetizzare. Detto questo, avremo Laina, che io sinceramente terrei, ho litigato molto con questi sostenitori del Torino, perché tifo del Torino, perché credo che Laina possa fare al caso nostro, loro non erano d'accordo. Terrei anche Ansaldi, questi due li terrei. Credo che il Torino abbia sostanzialmente bisogno di due giocatori. Il primo che vado a prendere è Zappacosta dalla Roma, in realtà dal Chelsea. Forse la Roma non lo terrà, forse sì, ma credo che al Torino avrebbe più spazio di sicuro per guadagnarsi una convocazione al prossimo europeo. Lo vado a prendere in prestito con un diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro, che è la cifra che vale per Transfermarkt Zappacosta, e quindi lui tornerebbe a Torino. Dall'altra parte, per non andare troppo sui ritorni, dopo Zappacosta proverei ad andare a prendere Lukaku della Lazio, vale 4 milioni, ha dimostrato sulla fascia sinistra di essere un giocatore che distrugge qualunque cosa, è perfetto perché poi è un esterno sinistro e secondo me a Torino potrebbe fare molto 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 bene. Detto questo, sulle fasce avremo Zappacosta, Ansaldi, Lukaku e Olaina, il nostro bilancio inattivo di 15 milioni e mezzo di euro. Detto questo, passiamo alle ali. Sulle fasce abbiamo Verdi, Edera e Berenguer, ragazzi. Verdi, Edera e Berenguer torneranno. Io terrei sia Verdi sia Berenguer, ma terrei anche
Federer, perché molto spesso si è dimostrato un giocatore che potrebbe far comodo al Torino. Qua così, senza fare nulla, torna Iago Falche. E io Iago Falche me lo tengo, ragazzi. Iago Falche me lo tengo volentieri. Credo che Iago Falche nelle partite giuste possa fare la differenza. Poi col Genoa spesso è stato discontinuo, qualche infortunio, qualche errore, qualche rigore sbagliato. Però secondo me qui a Torino potrebbe fare al caso nostro. E il colpaccio lo faccio però qua, andando a prendere per 12 milioni di euro João Pedro dal Cagliari. So che è un giocatore che si è integrato alla perfezione nel modo di giocare nel mondo Cagliari, nel mondo Sardegna. Però penso anche, ragazzi, che forse un passaggio qua con uno stipendio magari maggiore per l'ultimo contratto grande della sua carriera lo farebbe. Noi andiamo a pagare 12 milioni di euro e sulle fasce avremo Verdi, João Pedro, Iago Falche, Eder e Berenguer. Berenguer tra l'altro non lo tengo perché può giocare ovunque, mi fa anche la pasta, e avremo il bilancio in positivo di 3 milioni e mezzo di euro. Detto questo, passiamo all'ultimo tassello, i centravanti, Belotti, Zaza. Allora, Belotti me lo tengo. Belotti deve diventare il nuovo di Natale, quindi vendere Belotti sarebbe una grandissima stronzata. E Belotti rifiutiamo qualunque offerta, soprattutto adesso che il cartellino di Belotti sta scendendo rapidamente, me lo tengo. Piuttosto Zaza lo vado a vendere, vale 7 milioni di euro, lo vado a vendere. Io ho 3 milioni e mezzo tenuti, 7 che mi arrivano da Zaza, vado a prendere Cornelius. Cornelius, ragazzi, in questo momento è valutato 8 milioni di euro, almeno in questo momento mi sto registrando questo video. Giocatore straordinario, fa il vice a Parma di inglese, magari verrebbe anche qui a fare il vice, che però molto spesso giocherebbe. Secondo me sarebbe un acquisto di Cristo e ne avremmo un bilancio ancora in positivo. Detto questo, concludiamo andando a guardare la formazione che ho creato. Siriku tra i pali, difesa 3 con Nkulu, Glick e Rugani, Bonaventura e Locatelli centrali, a destra Zappacosta, a sinistra Ansaldi, ma fate un po' voi se volete metterci Lukaku, João Pedro e Verdi dietro la punta, Belotti. Fatemi sapere la vostra, dove arriverebbe questo Torino secondo voi. Ragazzi, lasciate 10.000 mi piace qui sotto, ve la faccio sul secondo canale su FIFA, quindi mi raccomando iscrivetevi se volete che sul secondo canale esca questa squadra messa su FIFA per vedere dove arriva. Lasciate tantissimi mi piace, vi ricordo di iscrivervi al canale perché chi non si iscrive al canale non arriva a Natale. Fatemi sapere qua sotto che cosa ne pensate del Torino che ho costruito. Ci vediamo molto presto, dipende da voi, con un nuovo appuntamento. Buon ciao all'Alene come sempre, ci vediamo ad un prossimo video.